Salve, benvenute e benvenuti nel canale dei Sorrisi Azzurri. Oggi è lunedì 13 febbraio e per me è un lunedì particolare, un lunedì che ho scelto per riprendere con forza, determinazione e tanta motivazione a fare nuovamente un discorso di dieta e di stile di vita corretto, non solo dal punto di vista alimentare, ma anche dal punto di vista dell'attività fisica e in generale anche con uno stile di vita tranquillo da tanti punti di vista proprio da oggi. Dal punto di vista teorico sono molto preparata, ho studiato tanto, ho imparato tante cose, ho letto tanto e tutte queste letture mi hanno aiutato tantissimo ad avere la giusta consapevolezza per affrontare adesso in modo sistematico e continuo quello che deve portarmi ad avere non solo il peso forma ma soprattutto un'interiorità leggera. Questo attraverso quella che io ho definito la dieta decluttering, perché è una dieta che si rifà come cardini a quelli che sono i punti che noi utilizziamo per sgombrare la nostra casa dall'inutile e dal superfluo. Quindi ciò che voglio eliminare dalla mia dieta è l'inutile e superfluo, e soprattutto non solo dal punto di vista alimentare, quindi alimenti di qualità e quantità giuste ed equilibrate per il mio fabbisogno, ma anche eliminare quei pensieri, quelle situazioni, quelle emozioni che rovinano la mia ingestione del cibo e che quindi mi inducono a mangiare male e troppo, soprattutto troppo. Idem per quanto riguarda il discorso dell'attività fisica, sgombrare la mia interiorità da tutto ciò che mi impedisce a livello psicologico di mantenere una giusta costanza nel fare attività fisica tutti i giorni. Io ho già fatto dei discorsi in passato che mi hanno aiutato tanto e ho condiviso queste mie conoscenze anche attraverso alcuni video. Vi linko qui la playlist in cui parlo diffusamente di ciò che ho imparato in un libro che mi è stato veramente molto utile. Cosa è successo? Perché io, pur avendo fatto un discorso l'anno scorso, in questo periodo anche attraverso dei video con la mia amica Ter del canale Teri Prodan, e qui anche inserisco la piccola playlist in cui parlo della mia dieta fatta in concomitanza con lei, perché poi alla fine, pur avendo perso dei chili, li ho ripresi, perché poi nella seconda parte dell'anno non sono stata in grado di gestire delle problematiche della mia vita che appunto, ho sempre, pur avendo capito la teoria, come dicevo prima, non sono riuscita ad applicare e quindi sono rientrata nel vizio, nella cattiva abitudine di utilizzare il cibo per, affrontare le mie problematiche. Quindi il cibo come consolazione, il cibo come punto di forza, il cibo come rifugio, come isola felice e quindi come una sorta di compensazione di ciò che invece andava male. Bene, ecco, questo è il nuovo capodanno per me. Da oggi ho deciso di gestire le negatività della mia vita senza autopunirmi, che poi alla fine sembra essere una punizione, perché si mangia di più per consolarsi, ma nello stesso tempo mangiando di più ci si punisce perché ci si imbruttisce in ogni senso, non solo fisicamente perché si ingrassa, ma psicologicamente perché si fa anche qualcosa contro la propria autostima, perché ci si sente deboli, si fa i deboli perché si cede a ciò che non è giusto fare nei nostri confronti, perché soprattutto ci danneggiamo la salute. Ho voluto condividere tutti questi discorsi per aiutare chi magari ha questi stessi problemi a condividere, a parlarne e per riuscire insieme a sconfiggere queste brutte abitudini, queste emozionalità, gestire queste emozionalità che sono così dannose appunto dal punto di vista, soprattutto, ripeto, della salute. Perché anche se finora ne sono contenta, ho un'ottima salute e il mio difetto
l'aspetto fisico è solo quello di essere, di avere dei chili di troppo, bene, alla lunga potrei poi maturare delle patologie di chissà quale tipo, e quindi meglio riuscire quanto prima a sconfiggere il tutto per non avere un poi un problema in più nella propria vita, ovvero anche una patologia, e le patologie legate all'alimentazione, al metabolismo, non sono, diciamo, delle malattie su cui scherzare, quindi meglio prevenire. Quindi insieme vi stimolo, facciamo insieme questo discorso, parliamone nei commenti, incoraggiamoci a vicenda ad avere uno stile di vita sano, e poi tra un po' di tempo io farò un altro video di resoconto. Non lo farò settimanale perché voglio raccogliere dei dati, voglio fare magari un mini vlog su riflessioni del momento, su situazioni, per vedere come le cose vanno. Questo lo farò con una cadenza che mi deve servire ad automotivarmi con costanza. Quindi ve l'ho detto, il video forse uscirà di resoconto ogni 15 giorni, ogni 20 giorni, però lo raccoglierò in una sorta di vlog, forse, non lo so come lo gestirò, però lo voglio gestire in modo da dare dei flash, degli input utili sia a me sia a chi è che vorrà seguire questa tipologia di video, per riuscire finalmente ad avere pace con il cibo, pace con l'attività fisica, che poi se si mangia bene e si fa una giusta alimentazione coadiuvata da un equilibrio psicomotorio fatto da attività che possono essere non solo le passeggiate, ma appunto queste sedute fatte in palestra, per chi le vuole fare in palestra o in casa, per chi le vuole fare in casa, sono qualcosa che poi ci aiuta a stare meglio anche dal punto di vista psicologico, oltre che dalla salute fisica. Quindi chiudo qui questo video, sperando di essere stato da stimolo, da pungolo per qualcuno, e vi saluto augurandovi sorrisi, serenità e buoni pensieri. Ciao!